Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per esaminare il nuovo album di Metro Boomin fatto in featuring con 21 Savage e Travis Scott. E in particolare esamineremo una canzone di 21. Prima di cominciare, come ogni volta, vi ricordo di seguirmi su Instagram, NotriWake, vi lascio tutti i link per arrivarci qua sotto in descrizione. Al di là di questo, parliamo di Metro. Da poco è terminato il suo periodo di pausa, che non è che ci fosse una data, però comunque ha pubblicato un album, quindi direi che è finito. Ha ripreso a lavorare e, per chi non lo conoscesse bene, Metro Boomin è il produttore che ha collaborato in canzoni come ad esempio Rick Flair, Drip Day Migos, ha fatto un intero EP con 21 Savage, Congratulations di Post Malone, Tunnel Vision di Kodak oppure Mask Off di Future ad esempio. E sono famosissime le sue tag che vengono messe di solito alla fine o all'inizio della canzone, ossia le due. Metro appunto ha droppato questo album pieno di feat, pieno di cose, ed è stato particolarmente apprezzato dalla critica un pezzo fatto in featuring con 21 Savage chiamato Don't Came Out The House. La canzone inizia normalmente e tranquillamente dal ritornello. Si sente già un beat particolarmente cattivo e i tipici tasti Savage che fa 21 sulle gang, la vita di strada. E appunto, facendola breve, suggerisce di non uscire di casa perché c'è la gang che lo aspetta fuori. Per poi, quando sarebbe dovuto arrivare il drop, stravolgere tutto ed iniziare a bisbigliare. Come anche Genius suggerisce, questo stile non è un qualcosa di nuovo. E appunto sempre Genius suggerisce ad esempio la canzone Play di David Banner. In queste canzoni però il tema principale era quello del sesso ed erano tutte comunque a sfondo sessuale. Mentre 21 parla di tutt'altro, continua a mantenere il suo stile. Parla infatti di gang, army, savage in generale, puttane. E per farvi capire meglio com'è il testo in generale in poche parole, prendo degli esempi. Ad esempio ogni tanto lancia delle specie di frecciatine, non saprei neanche come definirle. Sono delle specie di trovate che appunto suonano bene. Fa infatti un gioco di parole in inglese che provo a spiegarvi, in cui appunto il pronome it, che sarebbe lui in teoria in italiano però riferito alle cose, gli oggetti eccetera, quindi qualsiasi cosa che non sia una persona, si riferisce appunto all'essere al top nel rap game. Quindi dice che questi rapper vorrebbero arrivare al top, ma sono semplicemente degli hit, quindi dei clown, appunto riferendosi all'omonimo personaggio horror Hit, che è in pratica questo clown a forma di clown. Quindi 21 dice che vorrebbero essere al top nel rap game, ma risultano solo dei pagliacci. Per poi finire, dopo l'ultimo ritornello, con cose appunto sempre in questo stile qua, che però in qualche modo riesce a non farle suonare ripetitive. Infatti nel verso subito prima dell'outro ritorna a bisbigliare per dire che uccide ne, si toglie i pesi di dosso e che fa dripping, quindi uccide. Il fatto è che 21 Savage, molto molto probabilmente, visto la storia che ha, le cose che dice comunque sono abbastanza vere. È uno abbastanza serio, per chi non lo sapesse viene dalla zona Psy dell'Est Atlanta, è appunto una zona che è molto famosa anche per queste cose di gang eccetera e malavita in generale, diciamo. Giusto per fare un esempio, comunque il pezzo secondo me è qualcosa di fantastico, perché riesce appunto a mischiare questo suo essere savage, quindi questo suo essere cazzuto, cattivo, con però la tranquillità. Infatti non sembra rappi, sembra quasi che parli, però riuscendo a stare sui battiti e mantenendo il ritmo. Secondo me questa è una cosa veramente bella, è lo stile che contraddistingue 21 alla fine. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi, se secondo voi quest'album in generale potrebbe essere reputato il migliore dell'anno oppure uno tra i migliori. Fatemelo sapere con un commento qua sotto, lasciate like se il video vi è piaciuto e niente, noi ci vediamo in un prossimo video.